Vai. Radio Radicale, siamo con Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia al termine della campagna elettorale. Allora, comandata, come pensate di difendere, come avete pensato di difendere l'articolo 29 della Costituzione e la famiglia in una campagna elettorale in cui se ne è discusso veramente poco? Si è discusso come al solito pochissimo, si farà ancora di meno, quindi l'unica cosa che si può fare è votare il Popolo della Famiglia, scegliere l'alternativa che esiste a centrodestra, a centrodestra, a 5 Stelle, l'alternativa concreta, valoriale, che deriva dalle piazze del Family Day, battendosi concretamente per il reddito di maternità, il quoziente familiare, la libertà educativa e la scelta dei genitori su dove mandare a scuola i figli, scegliere insomma qualcosa di concreto per cambiare in meglio l'Italia e farla ripartire, perché riparte l'Italia solo se ripartiamo dalla famiglia e dai figli. Senza figli l'Italia è morta. Non è stata priorità di questa campagna elettorale, è la priorità della nostra azione politica e sarà la priorità della nostra azione parlamentare quando domenica sera supereremo il 3%. Che cosa è rimasto del Family Day oggi, di quella grande manifestazione? Che percentuale è rimasta di quel popolo? Lo si vedrà nelle urne, si conteranno centinaia di migliaia di voti per il Popolo della Famiglia, saranno esattamente le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato a San Giovanni, che hanno manifestato al Circo Massimo, quindi rimane una grande mobilitazione permanente per difendere la famiglia e i figli. Le gerarchie ecclesiastiche e anche il quotidiano Avvenire come si schierano in questa campagna elettorale? Molti sostengono che Avvenire abbia sposato le tesi del Movimento 5 Stelle, è così? No, non credo proprio, non si schierano, come è giusto che sia, la Chiesa non fa politica, la Chiesa ha un altro ruolo fondamentale, i cattolici, i laici impegnati in politica, frutto maturo del Concilio Vaticano II, nella loro responsabilità di laici, si sono assunti la responsabilità di chiudere la fase storica della diaspora dei cattolici in politica. Ora torna ad esserci un soggetto politico di chiara matrice cattolica, di ispirazione cristiana, fondato sulla dottrina sociale della Chiesa. Questa è la grande novità di questa stagione politica che si apre con le elezioni del 4 marzo. Quindi voi siete la vera Democrazia Cristiana? No, non mi definirei Democrazia Cristiana, siamo gli eredi di una lunga storia che si apre con l'appello ai liberi e forti di Don Sturzo del 1919, cioè 100 anni fa, che ha avuto momenti di cesure perché Don Sturzo è stato mandato in esilio poco dopo, ci sono stati momenti di crisi, ci sono stati morti, sono state persone uccise in nome della battaglia per il cattolicesimo politico. Adesso è un momento di crisi, ancora un momento di difficoltà, ma è una lunga storia che dura un secolo e che riparte attraverso il Popolo della Famiglia. Mario, tu storicamente provieni da sinistra, ma il Popolo della Famiglia, le tue posizioni ora sono più vicine a quale coalizione che si presenta a queste elezioni? Le posizioni non sono vicine, sono alternative, perché altrimenti ci schieravamo con una coalizione. Noi siamo alternative alle coalizioni in campo, perché nessuna delle coalizioni in campo offre garanzie dal punto di vista delle normative a favore della famiglia e dei figli, anzi sono state varate con la collaborazione di centrodestra e centrosinistra normative contro la famiglia e contro i figli, contro la famiglia naturale. Sabato prossimo su Rai 1, in prima serata, Ballando con le stelle, bisogna passare a pagare la tassa LGBT a una coppia di soli maschi che deve ballare in prima serata, perché bisogna conculcare nella testa degli italiani che tutto questo ha a che fare con la naturalità. Io credo sia qualcosa di innaturale, credo che la famiglia che paga il canone, le famiglie italiane che pagheranno il canone per quello spettacolo, sono stanche di vedere su Rai 1, quella che una volta era la rete delle famiglie, sempre spettacoli con queste tasse pagate a una lobby di pochissimi individui. La legge Cirinà ha dimostrato essere qualcosa di interessante per 2000 persone, quando 29 milioni di italiani sono invece regolarmente sposati, si fanno carico di 15 milioni di figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti, si fanno carico di 3,8 milioni di disabili, si fanno carico degli anziani non autosufficienti, e per loro non c'è mai niente, non c'è mai niente, neanche un posto da Milli Carlucci. Non c'è il posto da Milli Carlucci, non ci sono le politiche del governo, e allora forse è il tempo di ricominciare a riequilibrare e tornare a pensare all'Italia per quello che è. Un popolo fondato sull'articolo 29 della Costituzione, famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Mario, questa campagna elettorale ti ha portato un lieto evento anche in casa. Sì, è bello aver fatto il presidente del Popolo della Famiglia, il candidato capolista qui a Roma, senza dimenticare i doveri coniugali, e quindi avendo anche la lieta notizia di Silvia, mia moglie, che darà a questo omaccione il terzo figlio, e quindi per me è una gioia importante, ovviamente è il segno che noi facciamo sul serio, non siamo solo chiacchiere distintivo, insomma.
Un'ultima cosa, perché avete lasciato spazio a Pirozzi? Diciamo, da cosa nasce il sostegno e in che cosa consiste l'accordo elettorale? Pirozzi propone il reddito di maternità regionale. È un accordo programmatico e ha avuto il coraggio di non schierarsi con centrodestra e centrosinistra nonostante le fortissime pressioni che ha subito, come noi abbiamo subite. Altri hanno sbracato perché hanno deciso di cancellare il simbolo dalla scheda due giorni prima delle elezioni per andare a rincorrere il posto sicuro per loro stessi. Noi abbiamo subito pressioni analoghe, ma abbiamo resistito. Sul piano programmatico c'è stata un'intesa, per la Regione Lazio siamo lieti di votare per Sergio Pirozzi.